Beh ragazzi, ce ne sono altre 9 di partite domani e neanche del tutto banali, ma si parla solo di Milan-Juventus. Domani sera ore 20:45 a San Siro, la prima sfida scudetto di questa stagione. Pierluigi Pardo, ciao. Io rimango dell'idea che la Juve sia ancora padrona del suo destino. Ha un gennaio complicatissimo ed è all-in. E facendo il tampone? No, io l'ho fatto, ho fatto tutto. No, niente, grazie. No, ah, perché con qualcuno che fa il tampone adesso fanno. Posso fare un caffè o no? Vai, vai, tranquillo. I'll wait to check this, I guess. La partita con il Milan è una prova importante per recuperare terreno sulle squadre di testa. Ma la Juventus è tormentata dai problemi di salute di molti giocatori. Thank you. Il terzino Alexandro è in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid. L'attaccante Alvaro Morata ha subito un infortunio durante un allenamento. E le risonanze confermano che non sarà disponibile nemmeno domani. Come Paolo? Febbre niente? Solo qua ho avuto febbre. Appetito, sapore. Anche Dybala è fuori forma, sebbene sia risultato negativo al Covid. Per vincere una sfida così decisiva, Pirlo ha bisogno che il resto della squadra sia in perfetta forma fisica. Stava salutando, papi. Che vado a dire io? Quadrato positivo. One. Sei positivo? No, veramente? Sì. No. Ah, era male. Duro? Positivo. Per adesso? Sì. E tra 2 ore c'hai l'ufficialità dei test. Piuttosto meglio fare una riunione in più che fargli una cosa che magari non la proviamo poi. Piuttosto facciamo un altro blocco e basta. Facciamo un altro blocco dopo e basta, non facciamo neanche la... No, perché non so neanche che giocatori ho. No, è un casino. Perché è un casino? Perché bisogna rivedere tutto. Inutile star qua a provare cose che magari tra 10 minuti ne salta fuori che un altro deve star fuori. Finito, eh? Perché stiamo aspettando ancora i risultati poi. Stavo facendo l'allenamento quando mi dicono no, Juan, devi andare fuori perché sei positivo. Io, ma come? Non sento niente, io non c'ho niente. Devi togliere un difensore. Togli lui e metti lui Jol. Gli metti Rabiot, Kulu, Chiesa. I due attaccanti. Quadrado è un giocatore importante per noi e in più perché avevamo preparato la partita in un certo modo e quindi 3-4 minuti di confusione, poi ho detto vabbè, si deve giocare ugualmente, quindi bisogna trovare una soluzione. Che Dybala però ieri ha avuto una febbre, no? Ha detto Pirlo. Sì, però ha anche detto che non ha problemi. Oh, sono usciti i tamponi, anche Quadrado positivo. Positivo Quadrado? Sì. No, davvero? Sì. Ah! E come lo fa giocare? Puoi fare 3 difensori centrali veri. De Ligt, Bonucci. A meno che non ha fatto il cofrebotto. Visto come è entrato l'altro giorno, che poi adesso c'è il dubbio che va o non va, non credo lo fa giocare titolare, però vediamo oggi. Credo che sia veramente difficile e dura per Pirlo. La Juve va a giocare completamente sfasciata. Quadrado è di fatto una sorta di regista sulla fascia, è l'uomo da cui passa tantissimo del gioco offensivo, della manovra offensiva. Abbiamo deciso di fare 4 e 5 con l'emergenza Juve. Sì, non è un problema. Cambio le pagine? Lasciamo così, anzi c'è questo bel titolone, possiamo fare emergenza totale. Cazzo, Quadrado è dura, eh.